il discorso dell'immagine. Cioè l'ego, per definizione, non sta nella realtà. Se io accetto le cose così come stanno, soffrirò temporaneamente, ma sono radicato nella realtà. L'ego si fonda tutto sulla creazione di un'immagine. L'immagine, cioè come io appaio fuori, come io appaio a me stesso. Ok? Ancora un secondo soltanto. Perché l'immagine mi toglie forza? Ma scusa, ma è ovvio. Perché mi toglie forza se mi attacca l'immagine? Perché? Cosa fanno gli altri? Mi giudicano. Mi giudicano. E se gli altri mi giudicano, io devo, sono sotto giudizio, devo superare il giudizio. Di solito non lo supero mai. Quindi sono dipendente. Ma è questa storia, sono ancora nel così, sono al guinzaglio. Voglio farlo anch'io, voglio farlo anch'io. Devi metterti giù così, metterti prenderti, farti prendere. Cioè, allora, quando tu vuoi far valere la tua immagine nei confronti di un altro, dici va bene, lo faccio, però lo metto così. Vediamo se ci riesco a vincere la cosa. Lo capite questo discorso? Vi è chiaro? Finché io mi attacco alla mia immagine, attenzione, l'ego è sempre a che fare con l'immagine, non è nella realtà. La realtà è qui, io accetto ciò che c'è stato, accetto anche i miei errori, accetto la mia stupidità ontologica come essere umano, perché una delle cose che dobbiamo riconoscere prima o poi è di essere sia persone intelligenti, ma anche persone di rara stupidità. Cioè, finché non riconosciamo questo, quanto siamo cretini, è difficile diciamo fuori. Perché voglio dire, capite, se noi prendiamo una persona intelligente adulta che va da un magnaccio, specie di magnaccia, e vuole la conferma da un magnaccio, è fuso. È deficiente. Cioè, uno che ha quell'intelligenza lì, di solito una volta lo mettevano nelle classi differenziali, addirittura nelle scuole speciali. L'intelligenza che non supera il 20-30%, per cui... Ma attenzione, non è un problema di intelligenza cognitiva, è che ci finisce dentro per questo, capite, per questo virus. Ecco perché uno dice, ma bene, una persona intelligente come fa a non capirlo? Ma l'intelligenza non c'entra niente, sapevo dire. Tu sei preso da un campo di forze di cui sei prigioniero. È quello che poi ti fa arrabbiare, non è quello che fanno gli altri fanno i leader, è quello che fai a te stesso. Stando dentro questa situazione qua. Allora il nostro compito oggi è di fare una grande rivoluzione. La rivoluzione è una sola, quella interna. Quella interna rompe questo infame meccanismo, umano, del potere. Quando uno si è ridotto così, e lo siamo più o meno tutti, non abbiamo nessuna possibilità di sciogliere i meccanismi di potere nel mondo esterno, che non sono che la proiezione di ciò che noi viviamo ogni giorno. Ecco perché le rivoluzioni sono fallite tutte. Non servono a nulla se non c'è una rivoluzione interna da dentro. Nelson Mandela in carcere, ricordatevi bene cosa disse, ci fu quando fu incarcerato, 27 anni, quando in carcere uno dei secondini disse: ehi ragazzo, sbrigati qua. E mi disse: non mi chiamare mai più ragazzo, o io mi rivolgerò alle autorità, e quando avrò finito di occuparmi di te non avrai più gli occhi per piangere. E glielo disse con una tale convinzione che quest'altro cominciò a parlare. Da quel momento lì Nelson Mandela diventò rispettatissimo in carcere, anche dai secondini, da tutti. Quindi Nelson Mandela è un pacifista? Sì, ma guardate che forza che ha avuto. E Gandhi dice: non è pacifico colui che ha paura della violenza. È pacifico chi sa rinunciare alla violenza volontariamente, non perché ne ha paura. E Bertrand Russell dice: non si può mai apprezzare troppo una virtù che si basa sulla paura. Allora, tutte le subpersonalità, e l'ego che le domina tutte, l'ego cosa porta? Debolezza. E quindi paura.
Poi naturalmente, siccome siamo spaventati, dobbiamo compensare e farci grandi, farci appare, ma io qua, io là. Ma niente, c'è nulla. Accosta la disgrazia umana. Ecco. Allora, qui è bello, in questo, io mi sono occupato di diritto per tanti anni e ora mi occupo di diritto interno delle persone. Mi sono occupato di diritto costituzionale esterno, ora mi occupo di costituzione interna. Mi piace sapere quali sono i principi della vostra ordinamento costituzionale. È una tirannia, una dittatura, oppure un regime democratico dove c'è libertà di stampa e così via? Molte persone hanno al loro interno un regime fascista, un regime nazista. Questo è quello che hanno detto.